Signori, benvenuti. Oggi presenteremo il nuovo gioco del creatore di Magic, che per farci aiutare abbiamo qui Antonio, che non sa giocare minimamente a questo gioco, però lo sa fare senza dubbio meglio di me. Allora, iniziamo col aprire un mazzo, che a quanto pare sono 3 ore che stiamo tentando di fare e non ci riusciamo. Le bustine più forti della storia. Comunque, allora, mentre io tento di aprire il mazzo, Antonio spiega l'ambientazione e le caratteristiche fondamentali di questo gioco di Richard Garfield. Allora, ok. Richard Garfield lo conosciamo tutti, è forse il luminare del gioco da tavolo per eccellenza, no? Sia concentrato che io qua sto, io ho già i miei seri problemi. No, ragazzi, ma sicuro è difficilissimo. Ce l'abbiamo fatta. Ok, allora, Richard Garfield è conosciuto universalmente come il creatore di Magic e di altri giochi come Netrunner, quindi è un po' un innovatore del gioco da tavolo. Se conosciamo i giochi, soprattutto di carte collezionabili, come li conosciamo oggi, parte del merito è suo. E suo ultimo progetto è appunto Keyforge, che prometteva di essere una rivoluzione nel mondo del gioco di carte collezionabili, ed effettivamente, almeno filosoficamente, lo è stato, perché Keyforge, a differenza di tutti gli altri giochi, non è un vero e proprio gioco di carte collezionabili, bensì un gioco di mazzi collezionabili, possiamo dire. Sì, senza dubbio. Perché? Sì, che vuol dire gioco di mazzi collezionabili? Ogni mazzo è precostruito. È precostruito in modo assolutamente casuale da un algoritmo sofisticatissimo che nessuno ha capito bene come funziona. Che neanche compone Richard Garfield, non esiste alcun algoritmo, che casualmente crea un mazzo di 36 carte divise in 3 casate, che poi andremo a vedere meglio nel dettaglio cosa vuol dire, che è assolutamente non modificabile in alcun modo dal giocatore. Quindi quel mazzo che ci uscirà da questo scatolo sarà il mazzo con cui dovremmo giocare le nostre partite. Quindi viene da sé che allora, noi non abbiamo bustine per espandere il mazzo. Noi questo mazzo non possiamo toccarlo in alcun modo. Nasce così e morirà così. Noi giocheremo solo con queste carte. Quindi tutto quanto il lato di deck building presente in altri giochi come Yu-Gi-Oh!, come Naruto, Fullmetal Alchemist, Magic, tutti i vari giochi che sono usciti, qui è completamente tagliato fuori, quindi gli unici prodotti in vendita sono effettivamente i mazzi. Che è tutto quello che occorre per giocare, non occorre altro. Non occorre creare un mazzo competitivo, andare a cercare liste su internet. Non potete copiare. Niente. Voi lo aprite e la skill del giocatore è tutto quello che vi serve. Se voi non siete in grado di giocare, perderete. Non perché il mazzo non è all'altezza, perché poi andremo a vedere anche tutti i vari tipi di tornei che girano intorno alla possibilità addirittura di poter scambiare il mazzo con l'avversario, pagare dei vincoli. Vabbè, questo poi ne parleremo sicuramente dopo. Andiamo invece a vedere l'ambientazione, anche perché Antonio, sulla sua pagina Facebook, che troverete comunque il link, ha pubblicato tutta la lore, ovvero la storia di questo mondo, di questo crogiolo, lui ne parlerà sicuramente meglio, e come queste 7 casate hanno creato quello che è poi il gioco, perché qui non dobbiamo picchiare l'avversario, bensì dobbiamo fare altro. Che cosa dobbiamo fare in questo gioco? Obiettivo del gioco, appunto, non è picchiare l'avversario, fargli perdere punti vita, bensì, come obiettivo filosoficamente sembra una accumula risorse, una gestione di risorse, poiché il nostro obiettivo è quello di forgiare 3 chiavi. Le chiavi si forgiano accumulando almeno 6 ambre a inizio turno. Poi ovviamente ci sono dei modificatori, altri fattori per arrivare a questo obiettivo, però filosoficamente la base del gioco è questa. Quindi non è necessario andare a picchiare il proprio avversario, più che altro è un intralciarsi a vicenda nell'accumulare le risorse necessarie per vincere. Perché si vanno a forgiare queste 3 chiavi? Allora, noi cosa siamo innanzitutto? A Magic noi siamo dei maghi, a Yu-Gi-Oh! Siamo... dei duellanti. Ah, duellanti, siamo duellanti. Gente che ci sta pescando... A Naruto siamo dei ninja. E quindi qui noi siamo degli arconti. Siamo degli arconti. Ovviamente. Cosa sono gli arconti? Non si sa. Ah, non lo sappiamo. Non lo sappiamo ancora. Ma come? L'ha chiamato apposta per farci qualcosa da non si sa, è un mistero. Ah, ok, perfetto. Perché l'ambientazione di Keyforge si attua nel crogiolo. Cos'è il crogiolo? È un pianeta che ad un certo punto del tempo, mille anni fa, milioni di anni fa, si è creato per sua volontà all'interno al centro dell'universo, attirando a sé
altri milioni di pianeti che si sono uniti creando questo crogiolo. E quindi vedi, ci sono tutte le razze degli altri pianeti. Sì, ci sono milioni di razze. Mi ricorda un film questo comunque. Ma lo prende tanto dal cinema, dai romanzi. Perché mi ricordo che c'era un film con questo mondo dove tutto unito da tutte quante queste razze e ognuno viveva nel suo angolo di mondo. Sì, la filosofia è un po' quella. Si pensa che il crogiolo sia stato creato per motivi misteriosi dagli architetti, esseri, da quel che sappiamo sono esseri divini, e gli acconti che troviamo sul retro della nostra lista mazzo e anche sul retro delle carte del mazzo, che danno anche il nome al nostro mazzo, tra l'altro. Nome che, mi dicevi, è completamente casuale. Completamente casuale. Cioè c'è un algoritmo che prende dei nomi a caso, di scienziati, creando cose tipo... Aquila bagnino di occhio cerato, sì, proprio cose completamente a caso, anche cose molto hard, mi hanno detto che ci sono cose molto hard. Porno. Il mazzo che mi ha fatto più rosicare è un mazzo che si chiama Ace, scritto Ace, di puntato il disertore. Cioè si lo chiama portoghese Ace D e avevo il mazzo di One bellissimo, Piece. Bellissimo, se ci piace. E invece ci sono rimasto molto male, ho scritto personalmente ad Asmodee, non cagato di pezza. E noi salutiamo Asmodee, che ce l'ha sempre questi giorni così tardi, e un servizio assistenza clienti impeccabile. Sono grandi emozioni. Allora, dicevamo, gli arconti hanno appunto come loro obiettivo il forgiare queste tre chiavi per aprire le cripte dove si pensa abitino gli architetti, appunto per incontrare degli UE. Scemo. Allora, e come si forgiano le chiavi? Sì, è un accumulatore. Tramite vari metodi di gioco noi accumuliamo, innanzitutto queste sono le chiavi, poi faccio le grafiche. Sì, immagino. Che grafiche. Varie modalità di gioco, vari sistemi di gioco, effetti, capacità, noi accumuliamo gli ember. Teoricamente, se inizio turno un giocatore ha 6 ambre, forgia una chiave, quindi gira la sua chiave da spento a acceso. Al momento in cui un giocatore forgia la sua terza chiave, è immediatamente il vincitore della partita. Perfetto. Okay. Perfetto. Attenzione, le 6 ambre vanno. Il check sulle 6 chiavi per forgiare le ambre va fatto a inizio turno. Adesso andiamo a vedere proprio una partita tipo, quindi adesso spiegheremo con un'inquadratura differente come si gioca il gioco. E soprattutto andremo a chiarire anche le nuove espansioni, perché è uscita un'espansione da un paio di settimane che ha introdotto delle abilità completamente nuove. Sì, infatti, ha stravolto il gioco. Questo gioco non è nuovo, anzi sta andando molto, siamo già alla quarta espansione. Siamo quasi a 2 anni di vita. Sì. E quindi abbiamo deciso di fare questo video per farvelo conoscere ancora meglio, visto che il gioco sta veramente prendendo piede, grazie al suo lato molto economico, perché come dicevo prima, non dovrai spendere milioni di euro per avere il 4 per delle tue carte. Semplicemente tu hai il mazzo e non potendo modificare, quello è. Quindi adesso andiamo a vedere una partita perché, tipo... se mi permetti, cioè se un gioco come Magic, se voglio essere un pro player, spendo tot soldi e vado a comprarmi un mazzo che in quel momento è chiaro mazzo. Devo vedere i video su internet su come si usa, perché non sono in grado di usarlo, perché l'ha inventato qualcun altro, e devo avere tutta la lista completa e giocarla così. Invece in Keyforge, se anche dovessi trovare, non so se ti ricordi, all'inizio c'erano i mazzi da 1000 euro per cavalieri, però essendo tutto casuale non sai quanto effettivamente è più forte degli altri mazzi, perché non sai quanti mazzi più forti sono stati stampati, non è... e quindi premia la skill del giocatore, le abilità. Adesso passiamo subito a vedere una partita tipo e la spiegazione di tutte quante le carte. Allora, per la nostra partita di prova, anche per dare un chiarimento maggiore sulle nuove meccaniche, abbiamo scelto di usare un mazzo di terza espansione, questa è la lista del mazzo, e un mazzo di quarta. La prima cosa che salta all'occhio è che, a differenza del mazzo di terza, il mazzo di quarta ha alcune carte evidenziate in blu. Questa è la chiave della nuova meccanica potenziamento del gioco, che spieghiamo subito in modo tale che riusciate a capire subito cosa sta succedendo nella partita di prova. Le carte in blu sono carte particolari perché sono carte che sono state potenziate da specifiche icone potenziamento, come vedete qui in alto. Le icone potenziamento sono di 4 tipi, che sono cattura un ember, pesca una carta, infligge un danno e poi c'è il classico ottiene un ember, quindi solo per aver giocato questa carta otterrò un ember. Queste carte qui invece, ci sono alcune carte che hanno un effetto potenziamento e sono queste carte che potenziano casualmente una carta qualsiasi del nostro mazzo con la loro icona di potenziamento. Quindi loro quando entrano in gioco non si attiva nulla col potenziamento, a meno che poi non hanno altri effetti che verranno attivati normalmente.
la loro influenza di potenziamento va su carte random che noi non sappiamo come sono state potenziate. Infatti dalla lista si evince solo quali carte sono state potenziate, ma non sappiamo in che modo. Ad esempio, questa carta, guardate laggiù, ha un'icona potenziamento pescata. Gli sarà data casualmente, perché infatti normalmente è una carta che non ha alcuna icona. È stata influenzata da un'altra carta che è nel mio mazzo e quindi l'ha resa un po' più forte, un po' potenziata. Quindi quando inizio partita, cosa succede tra i tuoi giocatori? Si scambia la lista del mazzo in modo tale che puoi studiare la lista delle carte dell'avversario. Tu quando avrai un mazzo di quarta contro saprai solo quali carte sono state potenziate, ma non sai precisamente in che modo. È che dà un tocco di mistero, di tattica, di strategia in più a un gioco che già ne aveva parecchia già nelle prime tre espansioni. Le carte si dividono in quattro tipologie. Ci sono le creature, che sono un po' il cuore del mazzo, quelle che andremo a usare più spesso, gli artefatti, le azioni e le migliorie. Come si sviluppano queste carte? Come vengono attivate? Le creature si giocano nel nostro turno sempre tappate, esauste o come preferite. Quindi vuol dire che nel turno in cui le gioco non possono essere attivate. Le azioni invece vengono giocate, attivano il loro effetto e una volta esaurito l'effetto vengono scartate dal gioco, fanno la pila degli scarti. Gli artefatti invece entrano in gioco, rimangono a terra in modo permanente e hanno degli effetti vari che possono essere attivati oppure effetti continui che hanno influenza sul gioco finché rimangono in campo. Infine abbiamo le migliorie che vanno assegnate a una creatura in questo modo e le donano poteri in più, forza in più o addirittura dei malus si possono dare in modo tale che possiamo giocarle sulle creature avversarie. Le creature hanno tutte vari effetti e le frasi principali, le parole chiave degli effetti sono per lo più raccolto, ossia quando una creatura raccoglie, che vuol dire raccoglie, la esaurisco per ottenere un'ambra nella mia riserva, che è il modo più classico per ottenere ambre, si attiva un effetto particolare. Oppure ad esempio abbiamo un effetto in gioco, che solo per il fatto di aver giocato questa creatura si attiva questo effetto basilarmente. Le creature ovviamente possono combattere contro le creature dell'avversario perché hanno un valore di forza e di difesa. Lo scudo ovviamente diminuisce i danni del suo valore che la creatura può ricevere in quel turno. La forza sono i danni che vanno a infliggere su creature avversarie. Per ogni danno inflitto le creature ricevono dei segnalini danno che vanno posti su di loro. Una volta che i segnalini danno raggiungono o superano la forza della creatura, la creatura muore e va scartata al cimitero. Altri effetti particolari sono Omni. Perché cos'è importante in Omni? È importante che questo effetto può essere usato qualsiasi casata io chiamo in quel turno. Perché, come abbiamo detto prima, il nostro mazzo viene diviso in tre case diverse, qui ad esempio ne abbiamo due in evidenza. Io a inizio turno scelgo con quale casata giocare. E in quel turno potrò giocare e attivare solo carte di quella specifica casata. Mentre se ho effetti Omni, posso attivarlo anche se è una casata diversa da quella Logos in questo caso. Allora, una partita di Keyforge si sviluppa in questo modo. Supponiamo che sono il primo giocatore, ho letto la lista del mio avversario, lui ha letto la mia lista, quindi siamo pronti per giocare. A inizio partita il primo giocatore pescherà 7 carte, mentre il secondo giocatore ne pescherà solo 6. C'è la possibilità di fare un mulligan, solo una volta però durante la partita, il che ci fa rimischiare tutte le carte nel mazzo e ce ne fa pescare una in meno. Poi a quel punto non sarà più possibile effettuare mulligan e quella sarà la nostra mano iniziale. Il primo giocatore pesca una carta in più, però ha lo svantaggio di poter giocare o scartare unicamente una carta, solo una carta. E inizio turno, inizio partita, sceglie la casata che vuole giocare più quel turno, in questo caso scegliamo Dis. Gioco un artefatto che entra tappato, che è un effetto azione in questo caso, che si può attivare però solo quando è pronto. Passo perché non posso fare altro. E passo. A fine turno c'è solitamente una fase di pescata, poiché in questo gioco puoi giocare tutte le carte che puoi e che vuoi giocare. Questo perché? Perché a fine turno peschi tante carte per raggiungere il tuo limite massimo di carte in mano, che solitamente è 6. Vien da sé che giocare più carte ci dà un vantaggio enorme perché ci permette di pescare più carte dal mazzo e quindi avere più risorse e più risposte in ogni turno. Oltre a giocare carte, posso anche scartare carte morte di quella della casata scelta inizio turno, sempre per l'obiettivo di pescare più carte possibili e carte utili.
Ora io ho giocato la mia unica carta, non pesco perché avendo 7 carte in mano, a inizio partita, ne ho giocata solo una, ho già 6 carte in mano, passo il mio turno, il turno va all'avversario, che farà le sue cose, farà le sue mosse. A quel punto lui, essendo il secondo giocatore, non ha il limite di una sola carta a turno, quindi giocherà più carte possibili, pescherà, passerà, tocca a me. Di nuovo il mio turno, a inizio turno, come ho detto prima, si fa il check per vedere di quante ambre si dispone, in questo caso 0, e inizio il mio turno. In questo caso chiamerò ombre. Chiamo ombre, gioco questa azione, che mi dà innanzitutto un ember bonus, e quindi metto un ember nella mia riserva. Dopodiché si attiva il suo effetto che infligge 2 danni a ogni creatura non mutante, quindi eventuali creature sul board non appartenenti al tipologio mutante prenderanno 2 danni. Una volta esaurito l'effetto, la carta va scartata. Ovviamente, come ho detto prima, avendo scelto la casata ombre, l'artefatto disse che ha un'effetto azione, non lo posso assolutamente usare, così come non posso giocare o scartare altre carte di casate diverse. Continuo il mio turno ombre, gioco questa creatura, Bubusettede, che ha un suo effetto in gioco, attivo il suo effetto che sarebbe ruba un'ambra per ogni chiave forgiata posseduta dal suo avversario. Dopodiché gioco quest'altra carta per avere un ember. Non ho più carte utili, ho carte disponibili da giocare, passo il mio turno, pesco 3 carte e turno va al mio avversario, che farà altre cose. Tocca a me, richiamo Logos, chiamo Logos, che è la terza casata del mio mazzo. La creatura entra sempre tappata, scarto una carta che in questo momento non mi è utile, passo, pesco per tornare a 6 carte, rendo pronte le mie creature, i miei artefatti che ho eventualmente usato, e turno procede in questo modo, finché uno dei due giocatori non riesce a forgiare le 3 chiavi. Ok, siamo andati avanti nella nostra partita, ora proviamo ad esaminare una fase di combat. In questo turno scelgo di chiamare la casata Logos. Decido di attaccare le creature del mio avversario, faccio un check sugli effetti che lui ha sul board. Allora, Bubusettede aveva un effetto in gioco, l'abbiamo visto prima, quindi ormai è esaurito e non ha più effetti. La figlia ha come effetto elusione, vuol dire che la prima volta durante il turno che viene attaccata da una mia creatura non vengono assegnati danni, né a lui né a me, il che presuppone che debba attaccarlo almeno 2 volte per farlo fuori. Il problema sorge sul fatto che c'è Cenerentolo al centro, che oltre ad essere una creatura molto forte per valori, ha anche un effetto provocazione, ossia i suoi vicini non possono essere attaccati finché c'è lui. Quindi io con le mie creature sono costretto a combattere per prima cosa contro Cenerentolo. Come ho detto, scelgo Logos, quindi attacco prima col mio masticante, che ha 3 di forza, non ha armatura, però anche lui ha un piccolo effetto, ha schermaglia. Ossia, quando lui combatte, quando è lui ad attaccare una creatura dell'avversario, non gli vengono inflitti danni. Attacca per 3 e dovrebbe infliggere 3 danni, ma Cenerentolo dispone di 2 d'armatura, quindi ne subisce solo 1. A questo punto, però, l'armatura di Cenerentolo per questo turno è esaurita, non ha più valore. Masticante, inoltre, ha anche un effetto di combattimento che si attiva dopo che ha combattuto. In questo caso posso scartare una carta Logos dalla mano, se lo faccio ottengo un'ambra. Decido di non attivare il suo effetto. Proseguo col combat e attacco col mio infomorfo, che ha 4 di forza. Lui non ha effetti di combattimento particolari, oltre ad infliggere la sua forza, e infligge a questo punto 4 danni a Cenerentolo, perché ripeto, l'armatura di Cenerentolo si è esaurita nell'attacco di Masticante. Mettiamo 4 danni su Cenerentolo, però Cenerentolo a sua volta infligge 6 danni al mio infomorfo, che non potendone subire più di 4, miseramente muore. A questo punto decido di giocare una carta azione, sempre Logos ovviamente, perché Logos è la mia casata. Scarica positronica. Per prima cosa faccio un check se ha icone bonus. Normalmente questa carta ha solamente l'icona bonus di Ember, invece è stata potenziata da qualche altra carta del nostro mazzo, probabilmente dallo stesso infomorfo. Quindi attivo prima, ottengo una piccola ambretta per averla giocata. Poi si attiva la seconda icona bonus che mi permette di pescare una carta extra. Dopodiché posso infliggere il suo effetto, che infligge 3 danni a una creatura su un fianco, 2 danni al suo vicino e un danno ulteriormente al suo vicino. Quindi scelgo la figlia come primo bersaglio del mio target, che riceve 3 danni per il suo effetto. Ovviamente, essendo danni d'azione, non si attiva provocazione. La figlia subisce 3 danni, non potendone subire più di 2, muore.
Cenerentolo deve subire a questo punto due danni. Come già detto, l'armatura per questo turno l'ha già esaurita, quindi subisce ulteriori due danni. E avendo a questo punto 7 danni su di essa e non potendone subire più di 6, Cenerentolo abbandona il bordo. Rimane un solo danno che metteremo sul piccolo Bubu 7, che rimane da solo sul bordo. Io ho pescato la mia carta grazie a Scarica Positronica, che guarda caso era una carta Logos, un artefatto che calo come al solito tappato. Passo così il mio turno, pesco fino ad arrivare a 6 carte, stappo. A questo punto però devo dichiarare check, perché grazie al bonus di Ember ed eventuali effetti di questo turno sono arrivato a 6 ambre, sì, nella mia riserva. Ed è buona norma far notare all'avversario che si ha la possibilità di forgiare una chiave. A questo punto nel suo turno l'avversario proverà ad attivare effetti e a metterci i bastoni tra le ruote per non permetterci di forgiare la prima chiave. Signori, questa era la spiegazione del buon Antonio molto in breve, su questo Keyforge. Vi ricordiamo che potete venire a giocare in negozio, potete prendere informazioni dal numero in sovraimpressione e facciamo tornei almeno due volte a settimana, uno infrasettimanale di sera e uno la domenica mattina. Comunque, per tutte quante le informazioni sui vari tornei potete tranquillamente seguirci anche sul canale di Facebook, su WhatsApp, su Instagram, su qualunque tipo di social esistente. E penso che per oggi è tutto, e niente, ricordate di sottoscrivervi al canale e di cliccare sulla campanellina per essere informati sempre dei nuovi video. Ciao ragazzi, ci vediamo alla prossima. Ciao!